prova Benzema, prova il filtrante, bella apertura, può andare, occasione da rete, tentativo identico al precedente, è anche il risultato per la verità. Sturaro può colpire e hanno sfiorato il gol. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità, era difficile battere il portiere da quella distanza. Icardi e trova bene il compagno. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta, il difensore però ha trovato il tempo giusto, bel duello. Ha la possibilità di andare verso la porta. Fernandinho cerca di pescare il compagno là davanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Vuole la profondità. Martin Sindi. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Cerca spazio. Riceve in ottima posizione. Occhio, può andare. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Il Taranto si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Passaggio in avanti. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Onda. Prova il cross. Fernandinho cerca la profondità. Arriva Alexis Sanchez. Si libera alla grande. Prova il filtrante. Riceve il passaggio. Matuidi con il lancio in avanti. Ayew sulla destra. Matuidi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sergio Ramos era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata nello spazio. Se ne va. Benzema! Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Prova un traversone dalla tre quarti. Martin Sindi. Vuole la profondità. Fernandinho allarga sulla fascia. Bell'anticipo, pericolo sventato. La mette in avanti. Cerca spazio. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Alexis Sanchez crossa. Passaggio troppo profondo, palla persa. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Avrebbero potuto già avere la partita in pugno, sono andati al tiro con grande facilità, ma senza la precisione non si va da nessuna parte. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Il Taranto ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Prova il traversone. Pogba. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Prova la giocata nello spazio. Alexis Sanchez ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Palla in profondità sulla fascia. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Onda.
prova il filtrante. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Palla oltre la linea, nessun dubbio, calcio d'angolo. Salta e colpisce di testa. Ha segnato. È arrivato il gol del vantaggio. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Il Bologna si porta in vantaggio, 1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Prova la giocata nello spazio. Costa. Vuole la profondità. Occasione. E passa. Riceve un pallone interessante. Gol! Rete importantissima. Sono di nuovo in parità. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Si ricomincia da una situazione di parità. C'è fallo, rischia rigore. Calcio di rigore. Perfetta la decisione dell'arbitro. Forse ci poteva stare anche un cartellino, eh? Qui ha mancato completamente il pallone. Grandissima pressione adesso. Con un gol passerebbero in vantaggio. Che occasione sprecata. Avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Non so se gli ricapiterà un'occasione così. Tocco preciso. Benzema non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Sturaro. Occhio alla conclusione. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. E guardaline ha alzato la bandierina, è fuori gioco. Pogba era in fuorigioco. Cerca spazio. Si riparte dalle braccia del portiere. Conclusione, rete! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Sono in vantaggio di un gol. Pogba. Cerca la profondità, sulla fascia. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Pallone in mezzo. Mette fuori il pallone. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Prova la giocata nello spazio. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla larga in profondità. Lungo passaggio in avanti. Vuole la profondità. Vede l'inserimento del compagno. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Si libera la grande. Allarga sulla fascia. Onda, non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Aiù! Cerca spazio. Sulla fascia, è libero. Occhio alla conclusione. Sergio Ramos riconquista la palla. Fernandinho prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova la giocata nello spazio.
Liu. Icardi. Arriva Alexis Sanchez. Prova il filtrante. Può andare alla conclusione. Cross di Honda. Vuole la profondità. Può provare. Incredibile traversa. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Un bel tentativo vanificato dalla traversa. Davvero un peccato. Cerca spazio. Ecco il tiro. Benzema, grande giocata. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. E non poteva mancare un'occasione del genere. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Sergio Ramos legge bene l'azione, blocca il pallone. Benzema! Benzema, grande giocata. Il Taranto ha fornito una prova di grande cinismo, sfruttando un'ingenuità degli avversari. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. E l'arbitro dice che può bastare. Non hanno mollato. Mai. Hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fai così. Abbiamo assistito a una rimonta. Quali sono le tue impressioni? Sono queste, Fabio, le vittorie che danno più fiducia quando...